SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. La sanità deve ancora riprendersi a pieno dopo lo shock Covid. Entra nel vivo il piano di recupero delle liste d'attesa alle prese con il problema personale. In Romagna intanto è stata introdotta la figura del chirurgo itinerante. Sul fronte contagi 2.674 nuovi casi, 4 decessi ma ricoveri stabili. Anche il trasporto pubblico locale ha sofferto non poco durante la pandemia. Di questo e del suo futuro si è parlato a Bologna in un convegno con il ministro Giovannini, che ha auspicato una svolta green. Il sindaco Lepore intanto ha annunciato 8 miliardi di investimenti. Colpo di scena a Rimini, ci sarà una nuova asta per la colonia bolognese. L'aggiudicazione di pochi giorni fa è stata infatti annullata poiché è arrivata un'offerta più alta. Si ripete tutto il prossimo 2 di agosto, incerto il futuro dell'area. Confindustria torna a puntare sul progetto Città Romagna affinché si crei una unica entità che superi le attuali 3 province. Secondo il presidente Bozzi è ora di attuare una visione strategica sul futuro del territorio. L'idea è quella di una sorta di unica area metropolitana. Il tema del salario minimo porta a dibattito anche in regione. CISL Romagna si dice critica, sbagliato definirlo per legge, afferma il sindacato, meglio agire sulla contrattazione collettiva nazionale. Fortunatamente però la paga oraria in Emilia-Romagna è più alta della media nazionale. Infine lo sport, il basket. Rimini passa anche in gara 2 contro il Roseto e vede da vicino la promozione in Serie A2. Ora alla squadra di coach Ferrari basterà vincere una sola partita per festeggiare un traguardo storico. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Ludovico Luongo. A tutti voi ancora una volta buonasera dalla nostra redazione, bentrovati a questo telegiornale in diretta. Pochi giorni fa la Regione Emilia-Romagna ha annunciato il recupero delle liste d'attesa per la sanità che dovrebbero tornare ai livelli pre-Covid in pochi mesi. Intanto nonostante ci siano problemi di personale, anzi proprio per questo motivo in Romagna è stata introdotta la figura del chirurgo itinerante. Scopriamo di più. Rientro dei tempi previsti nel 90% delle prestazioni entro la fine dell'anno, ritorno ai livelli pre-Covid oltre il 95% entro il 2023. È il piano annunciato pochi giorni fa dall'assessore regionale alla sanità per il recupero delle liste d'attesa negli ospedali, in grave ritardo a causa della pandemia. Dopo 2 anni di Covid, la macchina ha lentamente ripreso a muoversi, anche se ci sono reparti dove il rientro richiederà tempi più lunghi, soprattutto in chirurgia. È il caso di alcuni settori nei quali è specializzato l'ospedale Bufalini di Cesena. La neurochirurgia c'è solo da noi, la chirurgia maxillofacciale è solo a Bufalini, per cui mentre tutte le altre chirurgie stanno ripartendo, forse vedere dei risultati immediati su queste nostre tipiche chirurgie sarà un po' più difficile, sarà un risultato un po' più lento da vedere. Per ottimizzare il personale a disposizione, ASL Romagna ha adottato nel 2021 il progetto Chirurgia 2.0, meglio conosciuto come chirurghi itineranti. Sono equip di chirurghi
che dall'ospedale polispecialistico comunque coprono le piattaforme operatorie anche presidi distrettuali, in modo da efficientare anche gli ospedali distrettuali vicini agli ospedali polispecialistici. Tutta la Romagna fa afferenza verso di noi, quindi stiamo ripartendo, stiamo andando velocemente, però prima di avere dei risultati tangibili ci vorrà un po' più di tempo. E intanto il Covid, il virus circola ancora sul nostro territorio e non solo, lo sapete. L'ultimo bollettino regionale vede un aumento dei contagi, sono 2.674 i nuovi casi in 24 ore, 4 i decessi. I ricoverati nelle terapie intensive però sono stabili, 25, esatto numero di ieri, mentre negli altri reparti Covid sono 672 i pazienti, in calo di 9, sempre rispetto a 24 ore fa. E le conseguenze della pandemia e l'aumento dei costi dell'energia hanno pesato e pesano non poco sul sistema del trasporto pubblico locale. Delle sue prospettive si è parlato a Bologna in un convegno in cui era collegato anche il ministro Giovannini e c'era anche il sindaco della città che ha fatto un annuncio molto importante. Vediamo. Il settore del trasporto pubblico locale esce duramente colpito dalla pandemia e l'aumento dei costi dell'energia mette a dura prova le imprese di settore, che per il 2022 stimano perdite di almeno 1 miliardo. È quanto emerge dal rapporto Astra Intesa San Paolo in collaborazione con Tiper sulla tenuta delle società TPL nel periodo post-pandemia. Il settore del TPL è uno dei settori che è stato più fortemente impattato dalla pandemia. La mobilità è evidentemente crollata e peraltro il trasporto pubblico all'interno delle varie modalità di trasporto è quella che ha sofferto di più. Una situazione complessa che richiede importanti investimenti e risorse del PNRR, ma non solo, in vista della transizione ecologica e digitale. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, durante la presentazione del rapporto a Bologna. E proprio Bologna e l'Emilia-Romagna sono al centro di importanti investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. Sono circa 8 miliardi e mezzo gli investimenti sulla mobilità e le infrastrutture del nostro territorio. Abbiamo 900 milioni per 2 linee di tram, oltre 2 miliardi per il passante e tutte le opere compensative che riguarderanno i comuni dell'area metropolitana, le coperture del passante con i tetti fotovoltaici. Abbiamo le risorse per poter completare le linee del servizio ferroviario metropolitano e stiamo proprio discutendo con la Regione il finanziamento per potenziare i servizi dei treni, che noi vogliamo che da un'ora passino ogni quarto d'ora. Saranno i prossimi anni importanti, perché bisogna far ripartire anche le società che gestiscono il trasporto pubblico come TPER, che comunque oggi ci consegna anche degli utili, quindi è riuscita bene a attraversare questa pandemia. Il GIP del Tribunale di Rimini, Manuel Bianchi, non ha convalidato l'arresto in carcere del muratore 22enne fermato dai carabinieri di Cattolica domenica mattina per la violenza sessuale di una ragazza di 20 anni nel parcheggio di una discoteca a Cattolica, appunto, ma ha disposto la custodia e gli arresti domiciliari. Il GIP, per mancanza della flagranza di reato, ha ritenuto disporre la detenzione domiciliare del mio assistito, ha detto l'avvocato del 22enne Marco De Fendini, senza braccialetto elettronico aggiunto. Nella notte tra sabato e domenica, secondo la denuncia sporta dalla vittima, il 22enne di origine albanese, dopo aver incontrato la ragazza in discoteca, l'avrebbe invitata fuori a fare due chiacchiere con l'intento di approfittarsene. La giovane ha chiesto aiuto agli amici che hanno tentato di accerchiare il 22enne chiedendo spiegazioni. Il muratore è infatti anche indagato per lesioni nei confronti di un amico della vittima a cui avrebbe sferrato un pugno per poi scappare. Il giovane, durante l'interrogatorio di garanzia, ha negato ogni addebito, dicendo che la ragazza invece era consenziente. Un uomo di 35 anni, titolare di una struttura di animazione turistica di Marina Romea, siamo nella Ravennate, è stato arrestato con l'accusa di aver avuto dei rapporti sessuali con un giovane animatore di 16 anni, da lui assunto da poco. Il reato contestato è di violenza sessuale con induzione. In pratica la vittima non sarebbe stata costretta fisicamente, bensì soggiogata da suo datore di lavoro. I fatti risalgono all'estate del 2021. I due, su richiesta del
del 35enne si erano appartati una prima volta in un bungalow del villaggio Vacanze assieme ad una terza persona, un giovane di 20 anni. Dopo quell'episodio erano seguiti altri incontri a cui però il 16enne ha deciso di ribellarsi denunciando tutto alla polizia. Inizialmente l'uomo era stato indagato a piede libero, l'arresto è arrivato dopo che gli investigatori hanno scoperto che il 35enne anche quest'anno avrebbe nuovamente gestito la sua attività turistica. Colpo di scena a Rimini per quanto riguarda la colonia bolognese. L'aggiudicazione di pochi giorni fa, dopo anni e anni di attesa, è stata annullata poiché è arrivata un'offerta più alta. Si riparte perciò con una nuova asta il prossimo 2 di agosto. Che vita è? Sarà stato il nuovo tormentone estivo di Fedez, pubblicato pochi giorni dopo la vendita della colonia bolognese di Rimini e lì ambientato, ad avere risvegliato l'interesse di qualche nuovo imprenditore. Fatto sta che l'aggiudicazione del 26 maggio scorso per 2,6 milioni di euro del ciclopico manufatto sulla spiaggia di Miramare è stata annullata. Sul tavolo dei curatori fallimentari, come riportano i giornali locali, è arrivata una proposta più ghiotta, 4 milioni di euro. E così si è optato per una nuova asta pubblica che si terrà il prossimo 2 agosto. L'annosa vicenda della colonia marina che ha consegnato al degrado un'estesa area del quartiere più a sud di Rimini è comunque alle battute finali. La base d'asta sarà appunto di 4 milioni. La legge prevede che oltre ai due contendenti possano partecipare anche altri investitori. Il 2 agosto si avrà il vincitore finale. L'imprenditore Orfeo Bianchi, che ce l'aveva quasi fatta, ha già espresso l'intenzione di trasformare il gigante di mattoni in un hotel di lusso. E di hotel di lusso a Rimini ce n'è uno che finisce all'asta, l'avveniristico Duomo nel centro storico. Inaugurato nel 2006, dopo vari passaggi di gestione, ha incontrato negli ultimi tempi forti difficoltà economiche e il 30 giugno si partirà anche in questo caso da una base di 4 milioni. Spaccata notturna in una ottica in pieno centro a Riccione, il negozio di occhiali firmati Giulietti e Guerra, che si trova su Viale Ceccarini, è stato preso di mira da un gruppo di malviventi che hanno sfondato la vetrina con un'auto. In pochi minuti hanno arraffato occhiali di marca per un bottino di diverse migliaia di euro. È scattato dunque l'allarme, ma all'arrivo dei carabinieri i malviventi erano già fuggiti. Ingenti i danni al negozio, i militari stanno vagliando le immagini della videosorveglianza per rintracciare i responsabili del furto. E si è tenuto a Meldola, nel Forlivese, il secondo incontro del progetto Città Romagna, organizzato da Confindustria per il rilancio del territorio. Una delle proposte messe in campo è ancora una volta quella di unire tutte le province in una unica area metropolitana. L'area vasta Romagna, vale a dire ovviamente i territori delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, rappresenta l'embrione sul quale far nascere la nuova città metropolitana. Un nuovo assetto istituzionale che superi il concetto di provincia e affermi una visione strategica del futuro per tutto il territorio romagnolo. È l'idea lanciata dal presidente di Confindustria Romagna durante il secondo appuntamento di una serie di convegni organizzati per coinvolgere associazioni, sindacati, enti istituzionali e rappresentanti della pubblica amministrazione. Una chiamata raccolta che ha come obiettivo il rilancio dell'economia del territorio. Le strade possono essere tante, ovviamente dobbiamo partire dal numero uno, da pensare che la Romagna diventi non l'unione di tre province, ma diventi una grande città metropolitana. Da lì poi tutto sicuramente seguirà in modo più facile, più coeso e più strutturato. Presente al convegno a Meldola anche l'assessore regionale Vincenzo Colla, che sulla città metropolitana ha preferito usare la diplomazia. Bonaccini non mi ha dato tutte le deleghe, quindi vediamo un po' come posso barcamenarmi in questa discussione interessante, ma insomma, siccome so che ci sono anche altri appuntamenti, vedrò come posizionare la regione dal punto di vista del merito. Non dobbiamo dimenticarci che noi dobbiamo sempre lavorare sulla nostra storia, quindi la vera sfida sarà quella di unire realtà completamente diverse e storie completamente diverse. Restiamo nel Forlivese, a Castrocaro Terme, dove le elezioni hanno scelto un nuovo sindaco. È un cambio di rotta. Il comune infatti passa dal centro-sinistra al centro-destra. Abbiamo raggiunto il neoeletto sindaco Francesco Billi.
Francesco Billi, candidato sindaco della lista civica per Billi Sindaco, ha vinto nel comune di Castrocaro Terme, Terra del Sole, con il 53,3% delle preferenze, incassando 1.494 voti, con i quali ha superato il principale competitor ed ex sindaca Marianna Tonellato, sostenuta dal centro-sinistra. Ora sentiamo quali sono i primi passi da sindaco. I primi passi sono sicuramente iniziare fin da subito a reimpostare i rapporti per riaprire il municipio ai cittadini. Dobbiamo consolidare la nostra squadra, allargarla e prepararci per restituire strada facendo un comune migliore alla nostra gente. Ma si aspettava questa vittoria? Ma avevo percepito una grande voglia di cambiamento. Io voglio ringraziare tutta la comunità di Castrocaro Terme, Terra del Sole e Pieve Salutare. Sappiamo che una fiducia così ampia corrisponde un'altrettanto ampia responsabilità e per questo ce la metteremo tutta per onorare questo mandato elettorale così importante. Un territorio con una vocazione turistica legata alle terme. Quali i progetti in questa direzione? Nei prossimi giorni, come abbiamo anticipato in campagna elettorale, dovremo affrontare un dialogo proficuo e costruttivo con i gestori delle terme, ma abbiamo poi in mente tutti anche altri punti programmatici da portare avanti. Di sicuro in autunno verrà convocato una sorta di stati generali del turismo e non solo locale per confrontarci con gli operatori del nostro territorio, con i nostri cittadini e con le associazioni, in modo da partire già per programmare un 2023 efficace e diverso. E ora il tema del salario minimo, se ne discute anche in Emilia-Romagna, anche i sindacati avanzano le loro proposte, il caso della CISL Romagna che suggerisce invece di estendere lo strumento della contrattazione collettiva. Vediamo tutto. In Italia, secondo i dati CNEL, sono 12.914.115 lavoratori coperti da contratti collettivi e 729.544 quelli non coperti. Analizzando i dati Istat 2019 relativi alle retribuzioni in Italia, emerge come la paga media oraria sia di 11,75 euro per gli uomini e 10,96 euro per le donne. In Emilia-Romagna la media è più alta rispetto al resto del paese, 12,35 euro per gli uomini e 11,26 euro per le donne, ma non in Romagna, dove la media è di 11,69 euro per gli uomini e 10,93 euro per le donne. La direttiva europea sul salario minimo di fatto rivolge un invito stringente a introdurre questa misura verso quei paesi dell'Unione Europea dove la contrattazione collettiva è scarsamente presente o sviluppata. Per quanto riguarda il nostro paese, l'Italia, abbiamo una situazione profondamente diversa. Di fatto noi oggi abbiamo una contrattazione collettiva che copre oltre il 90%. Pertanto per noi l'indicazione non è quella di introdurre la misura del salario minimo quanto quello di estendere lo strumento della contrattazione collettiva. Contrattazione collettiva che soprattutto in una fase difficile come quella che stiamo attraversando dovuta alla crisi economica, l'aumento dell'inflazione, rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare i salari e stipendi dei lavoratori. Di fronte a questa situazione è necessario inoltre introdurre anche un intervento sul cuneo contributivo per cercare di aumentare le buste paga dei lavoratori dipendenti e dall'altra parte andare a ricercare ulteriori misure per contenere l'aumento delle tariffe che gravano sulle famiglie e sui lavoratori dipendenti e pensionati. Nonostante la situazione incerta, nel primo trimestre dell'anno l'industria manifatturiera dell'Emilia-Romagna ha dato segnali di crescita, confermando la ripresa e quanto scaturito da una indagine congiunturale di Unioncamere. Segnali positivi dall'export regionale, ma peggiora il clima di fiducia delle imprese a fronte di un quadro macroeconomico instabile. Nonostante il contesto di crescenti criticità, però il 2022 è iniziato con il piede giusto. La ripresa è proseguita a un ritmo sostenuto con un nuovo recupero rispetto allo stesso periodo del 2021. I segni positivi di produzione, fatturato e ordinativi compongono un quadro di dinamicità che ora è messo in discussione dalla difficile congiuntura a livello internazionale, l'inflazione e la crisi geopolitica.
È quanto emerge dall'indagine congiunturale sul primo trimestre del 2022 sull'industria manifatturiera realizzata in collaborazione tra Unioncamere Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna e Intesa San Paolo. Il volume della produzione delle piccole e medie imprese dell'industria dell'Emilia-Romagna ha messo a segno un recupero significativo, più 8% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Al contempo, il saldo positivo tra le quote delle imprese che hanno rilevato un aumento e quelle che hanno riferito una riduzione della produzione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente è sceso a più 35,8 da 50,6 punti. Un ulteriore dato positivo è costituito dall'andamento del processo di acquisizione degli ordini, che ha confermato una solida tendenza, più 9,4%. Nonostante i timori legati alle conseguenze dell'inflazione e del conflitto, l'attività è risultata in forte ripresa, nonostante ci sia tra i settori variazioni di intensità e andamento nel lungo periodo. E ora la linea passa alla nostra redazione sportiva. Grazie Ludovico e bentrovati su TR24 Sport. Arriva un'altra impresa per la Riviera Banca Rimini che sbanca per la seconda volta di fila il Pallamaggetti e vede avvicinarsi così il salto di categoria. Venerdì i biancorossi si giocheranno il primo match point per salire in Serie A2. Vediamo. Se serviva una dimostrazione della consistenza di questa RBR, la seconda sfida della serie di finale con Roseto ne ha offerta una grande come una casa. I biancorossi hanno espugnato per la seconda volta in 48 ore il Pallamaggetti, al termine di un'altra prestazione di assoluta autorevolezza, quella che di fatto spiana la strada alla conquista della tanto agognata promozione in Serie A2. Anche questa volta è stata la squadra di coach Ferrari ad assumersi l'onere e l'onore di comandare le operazioni sin dalla palla 2. La regina del girone C è ancora soggiogata dalle prodezze di Tassinari, Masciadri e un Tommaso Rinaldi strepitoso che lancia la prima fuga degli ospiti, quella che trova il proprio apice a metà del secondo quarto, quando il più 17 raggiunto dalla Riviera Banca sembra preludere a una resa incondizionata degli abruzzesi. Così non è però, perché Nikolic prova a mettersi in proprio e mantiene vive le speranze di una squadra comunque orgogliosa, e così Roseto risale la corrente nel terzo quarto a suon di triple e addirittura si porta a condurre l'incontro scatenando il tripudio sugli spalti. Rimini ha però il ghiaccio nelle vene e trova in Saccaggi il trascinatore ideale per mettere definitivamente le mani sul match. L'ultima resistenza si rivela poi decisiva per blindare un 68-72 conclusivo che avvicina sensibilmente l'obiettivo del salto di categoria, quello che i biancorossi proveranno a realizzare già venerdì prossimo nella gara del Flaminio. Passiamo al calcio e parliamo dell'Imolese, che ha reso noto di aver ottemperato alla prima delle scadenze previste per l'iscrizione alla Serie C. Il club rossoblù ha depositato la documentazione riguardante lo stadio Galli. A tal proposito il presidente De Sarlo ha voluto ringraziare l'ufficio SWAP del comune di Imola, ufficio sport e tutti i tecnici coinvolti nella produzione dei documenti da presentare. E poi ancora il volley, la terza mossa di mercato operata dalla Porto Robur Costa, che si è assicurata il giovane schiacciatore Alberto Pol. L'ex giocatore del Porto Viro si è trasferito a Ravenna in prestito dal Volley Treviso. Dopo Roberto Pinali, la Consar RCM piazza un altro colpo per il suo attacco. Dal Volley Treviso è arrivato in prestito Alberto Pol. 21 anni compiuti il 4 marzo scorso, schiacciatore di 201 cm, Paul è uno dei talenti emergenti del volley nazionale. Campione d'Europa Under 17 nel 2017, campione del mondo Under 19 due anni dopo, campione d'Italia Under 18 sempre nel 2019, Paul ha già debuttato in Superlega e in Champions League con l'Itas Trentino, club in cui ha militato per due anni in A3 con la seconda formazione, l'Unitrento, e nell'ultimo campionato ha
vestito la maglia del Delta Group Porto Viro in A2. Ora Paul è impegnato a Cavalese nel collegiale della nazionale Under 22 guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza in preparazione ai due grandi appuntamenti di quest'estate. I giochi del Mediterraneo in programma dal 25 giugno al 5 luglio a Orano in Algeria e i campionati europei che si terranno dal 12 al 17 luglio a Tarnow in Polonia. So che Ravenna è una delle piazze migliori per un giovane per emergere e proporsi alla grande ribalta, ha spiegato il neoravennate, e sono convinto che se sarò al massimo delle mie potenzialità potrò aiutare la squadra a migliorare, ricambiando così la fiducia che mi è stata data. La chiamata di coach Bonitta mi ha lusingato e non ci ho messo molto a dire sì alla sua proposta, ha così concluso il nuovo giocatore di Ravenna, che ora è pronto a ritagliarsi un ruolo centrale nelle nuove gerarchie dei bizantini. È tutto allora per questa edizione, grazie per la vostra cortese attenzione, arrivederci. Grazie al nostro Andrea Zanzi, ora le previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di domani, giovedì 16 giugno, inizierà con il sole su tutta l'Emilia Romagna. Durante il pomeriggio sviluppo di qualche rovescio temporale sull'Appennino. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi. Ventilazione debole, mare calmo. Temperature minime che saranno in aumento, comprese tra 17 e più 20 gradi. Valori massimi in aumento in particolar modo sull'Emilia, dove potremmo raggiungere picchi intorno ai 35 gradi al confine con la Lombardia. Valori comunque molto alti anche sul resto della nostra regione. Ventilazione debole, mare calmo. Per questo appuntamento è tutto. Buon proseguimento di serata da Andrea Raggini. È tutto, non ho ulteriori aggiornamenti, restate su Teleromagna canale 14 questa sera in prima serata, una nuova puntata di A Tutta Bici, noi ci vediamo domani, arrivederci. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.